nostro percorso itinerante all'interno dei corridoi di Trieste Espresso 2024 continua in questa undicesima edizione di questa fiera del caffè. Non poteva mancare la visita allo stand di Spinel SRL, uno tra i maggiori produttori italiani di macchine per cialde, capsule, ma anche caffè in grani, presente sul territorio e ormai presente in tantissimi paesi del mondo. Oggi con noi c'è Federica Stamerra, la responsabile export dell'azienda. Cara Federica, buongiorno. Grazie Fabio e saluto tutti gli amici di Oreca News. Ma non solo orecanews.it, perché proprio in questa occasione lanciamo il portale interamente dedicato al caffè, clubdelcaffè.com, un agorà a tutti gli effetti per coloro che sono appassionati di questo prodotto internazionalmente conosciuto come la bevanda più bevuta al mondo. E allora, quali sono le novità che voi oggi portate qui a Trieste? Allora, a Trieste abbiamo naturalmente cercato di portare tutta la nostra gamma al completo. Il focus è, come è possibile vedere, sulla top di gamma oggi, che è il Coffee Tower. La Coffee Tower che abbiamo già forse visto a Venditalia in occasione della scorsa fiera a Milano è oggi un prodotto maturo, possiamo maturo, dire. Maturo forse, sì, esatto, lo abbiamo un po' coccolato, quindi oggi è diventato disponibile sul mercato e oltre alla Coffee Tower abbiamo portato anche MyCube, che è alle mie spalle, la rivisitazione di Pinocchio e poi a completamento naturalmente abbiamo la Bai, la Ciao e le nostre ammiraglie Jessica e Jasmine. Ecco, con le colorazioni dedicate, le nuove colorazioni che vedevamo poco fa. Esatto, in gamma Jessica e Jasmine sono disponibili per tutte le tipologie di gusti, quindi bianco, nero a seconda delle preferenze, così come il modello Ciao. Ormai Ciao è diventata anche un completamento d'arredo, per cui perché no rossa, bianca piuttosto che verde e non gialla. Sono diversi anni che tu lavori con l'azienda Spinel, quanti anni con esattezza? Quest'anno compio 10 anni, quindi direi che ormai sono diventata parte della famiglia Spinel. E diciamo anche che sono 10 anni che vivi il mondo del caffè. Tu sai bene che negli ultimi 24 mesi e negli ultimi 12 soprattutto ci sono state una serie di tensioni legate al caffè crudo, ai mercati del caffè e di conseguenza ai prezzi, con grosse problematiche che i torrefattori in Italia e nel mondo hanno dovuto affrontare. Ha inciso in qualche modo anche sul vostro comparto? Parliamo di produzione macchine per l'estrazione di caffè espresso? Beh sì, sicuramente sì, il fatto che ci siano stati insomma questi sia problemi nel reperimento della materia prima e non per ultimo anche nell'aumento esponenziale dei costi della materia prima, questo ha portato molti clienti naturalmente a diciamo compiere delle decisioni abbastanza ponderate, quindi ha inciso un poco anche sul nostro lavoro. Per fortuna però siamo riusciti diciamo a superarlo, quindi direi che siamo tornati, anzi quest'anno registriamo una forte crescita soprattutto sul mercato estero, quindi siamo molto contenti dei risultati ottenuti e continueremo sicuramente anche a migliorare. Voi siete particolarmente conosciuti per la robustezza delle macchine, una caratteristica che vi contraddistingue nel mondo. La vostra Coffee Tower, che noi abbiamo presentato in anteprima a Parigi, è una macchina che ha trovato uno sbocco davvero internazionale. È corretto, lo confermo. Coffee Tower, così come le nostre macchine in gamma, sono riconosciute a livello internazionale per la qualità dei componenti utilizzati e chiaramente quindi del prodotto finito. Soprattutto all'estero questo crea valore aggiunto, perché non
per fortuna, come dicevo, non è una guerra ai prezzi, ma si ricerca molto il prodotto italiano, il prodotto che duri nel tempo, quindi Spinel è garanzia di qualità e di prodotti che riescono a garantire operatività nel corso del tempo. Ecco, parlando poco fa proprio con Giovanni Spinelli, il vostro amministratore delegato, mi diceva: sai Fabio, alla fine sì, noi possiamo costare anche il 5, l'8, addirittura il 10% in più rispetto ad alcuni concorrenti, ma i nostri clienti, sai cosa ci vengono a dire? Io con i vostri prodotti riesco ad avere delle macchine che non si fermano praticamente mai, e questo è appunto la famosa garanzia che i clienti scelgono i vostri prodotti pur sapendo di andare a spendere qualche centesimo in più, però sono appunto delle garanzie che vi contraddistinguono anche in questo caso. Assolutamente sì, noi diciamo sempre: l'investimento iniziale sicuramente non è probabilmente comparabile a quello che si fa con altri competitor, ma il risultato a lungo termine è completamente diverso. Quindi quello che garantiamo noi è la fornitura di un prodotto che oggi costa un pochino di più, ma domani non ti darà gli stessi problemi che potresti invece avere con prodotti alternativi. Quindi questo vuol dire naturalmente risparmiare tempo, risparmiare costi, dare garanzia non soltanto al nostro partner, al distributore, tanto quanto al cliente finale. Dando tanta continuità nell'utilizzo, perché poi sai, se hai una prima colazione con 100 utenti che devono prendere caffè, cappuccino, e dopo 25 consumazioni la macchina si ferma per qualche motivo, il problema diventa davvero grosso, e non vi riguarda questo problema. È vero, confermo. Federica, grazie per la tua disponibilità. Noi continuiamo in questo percorso itinerante all'interno dei corridoi della 11ª edizione di Trieste Espresso, la 2024. Grazie per la collaborazione. Grazie a te Fabio e grazie agli amici di Oreca News.